Benvenuti e benvenute alla seconda edizione del TG6. In un convegno organizzato dalla CNA Abruzzo questa mattina a Pescara si è fatto il punto sulla ripresa economica nella nostra regione. Importante il ruolo dei Confidi. Paolo Renzetti. Riparte l'economia, Confidi, banche e istituzioni alleati per favorire l'accesso al credito delle imprese nella post-pandemia. Questo è il titolo del seminario che si è tenuto questa mattina a Pescara nella sala convegni delle Torri Camuzzi, organizzato dalla CNA Abruzzo in collaborazione con la BPER. L'incontro è servito per fare il punto sulla condizione del mondo delle imprese in questa fase difficile di ripresa e in particolare sulla loro difficoltà delle più piccole di accedere ai finanziamenti bancari necessari a ripartire. Stando ai risultati di un'indagine condotta da Banca d'Italia, molte imprese si aspettano di chiudere il 2021 con una ripresa dei volumi di fatturato e anche della redditività. Ripresa sì, ma recupero dei livelli che c'erano prima della pandemia, credo che sarà abbastanza difficile. L'importante è avere qualche segnale. Nel 2022 ci sarà sicuramente una riduzione della garanzia pubblica rispetto a quella che era stata concessa a partire dal 2020 e ci saranno altre due incognite importanti. Nel secondo semestre del 2022 partiranno i piani di rimborso dei finanziamenti ottenuti con il decreto liquidità, perché finora questi finanziamenti sono ancora in fase di preammortamento. E sempre nel secondo semestre del 2022 termineranno le moratorie sui finanziamenti e sui fidi a breve termine. Queste situazioni possono determinare un rischio e un pericolo per le nostre imprese. Importante in questa fase storica dell'economia abruzzese anche il ruolo di Confidi. Beh, i Confidi sono da sempre uno strumento al fianco delle imprese per agevolare l'accesso al credito attraverso la garanzia fideiussoria. Nel 2020 è intervenuto in maniera pesante lo Stato attraverso la garanzia pubblica. Questa garanzia pubblica, abbiamo detto, si sta già riducendo e noi siamo pronti per assistere le imprese, per accompagnarle verso l'uscita della crisi. Il bollettino Covid sono 239 di età compresa tra 1 e 85 anni, i nuovi casi di positività registrati quest'oggi in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale dall'inizio della pandemia a 2610. Si tratta di una 82enne della provincia di Chieti. I guariti quest'oggi sono 131, gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5771, 107 in più rispetto a ieri. Di questi 122 pazienti, stesso numero questo di quello di ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 13, uno in più rispetto a ieri, sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 5.636 positivi accertati, 106 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.391 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pari a 5,44%. Dei casi odierni, 62 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 84 a quella di Chieti, 40 a quella di Pescara e 56 a quella di Teramo. Voltiamo pagina, le prospettive dell'edilizia scolastica nel territorio comunale di Pescara e le problematiche che stanno emergendo sono state al centro di una conferenza stampa che i consiglieri comunali del Partito Democratico hanno tenuto questa mattina a Palazzo di Città. Questa mattina in conferenza stampa si è parlato di edilizia scolastica, le proposte del Partito Democratico, a chi sono rivolte? Ma le proposte sono rivolte all'amministrazione comunale e anche alla provincia. Ieri, su iniziativa della consigliera Catalano e tutta l'opposizione di centrosinistra, abbiamo proposto una mozione al Consiglio Comunale che per fortuna è stata approvata, perché si attivi subito un tavolo tecnico tra comune e provincia che coinvolga le scuole per vedere quali sono i progetti da presentare, le schede progettuali da presentare per non perdere la grande opportunità dei bandi che il Ministero dell'Istruzione ha appena pubblicato per la riqualificazione e la realizzazione di nuove scuole.
Noi troviamo che su questo si sia in grande ritardo, è un forte limite dell'amministrazione comunale e anche purtroppo della provincia, che purtroppo è da mesi senza governo, poiché proprio l'occasione del PNRR, e noi sosteniamo connesso anche al tema della nuova Pescara, darebbe la possibilità davvero di realizzare nuovi poli scolastici e liceali per far fronte da un lato al bisogno che c'è di spazi, ma anche di realizzazione di istituti che possano dare quelle opportunità di didattica innovativa che sono molto spesso sempre più legati allo spazio in cui si svolge l'azione educante. Su questo c'è bisogno di visione, c'è bisogno di progettualità. Ci sembra invece che soprattutto nell'amministrazione comunale e poi nella provincia ci sia un approccio piuttosto tradizionale di cercare di vedere come sistemare negli spazi che esistono. Ma qui non è un'operazione di maquillage, qui bisogna concepire il futuro in termini purtroppo molto stretti, perché i bandi sono usciti adesso, c'è una competizione nazionale e poi ovviamente anche regionale, e solo chi presenta schede con idee progettuali può concorrere alla distribuzione di questi fondi, che sono fondi difficilmente ripetibili negli anni a venire. Questa mattina all'Università degli Studi di Teramo si è laureato Jerome Mabuca, un detenuto dal 2008 nel carcere di Castrogno, che sta scontando una pena di 18 anni. Jerome è stato proclamato dottore in scienze e tecnologie alimentari e la sua speranza è quella di poter tornare nel Camerun per aiutare i suoi connazionali. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. Lo studio permette alle vite frammentate di ricomporsi, soprattutto a chi vede davanti a sé disperazione per un'esistenza da dover trascorrere in carcere per decenni. È la storia di Mabuca Jerome, 54 anni, originario del Camerun, condannato a 18 anni per reati vari e detenuto nella casa circondariale di Teramo dal 2008. Oggi Jerome ha discusso la sua tesi di laurea all'Università di Teramo ed è stato proclamato dottore in scienze e tecnologie alimentari. Un bel modo per riscattarsi. Fra due anni tornerà in libertà e forse anche in Africa. Come sapete, sono un detenuto anche da tanti anni e quando mi sono trovato in carcere ho deciso di anche intraprendere questo percorso, almeno per riscattarmi, anche per dare esempio per gli altri, anche di essere utili per la mia famiglia e per la società per domani. Lei ha studiato zootecnia, per farci cosa? Soprattutto per combattere la carenza nutrizionale nel mio paese e la povertà e la fame, che è una piaga persistente non solo nel mio paese ma in tutta Africa, Negli ultimi anni sono già 20 detenuti che si sono laureati all'Università di Teramo e questo grazie all'impegno dell'Ateneo Teramano, da sempre presente dietro quelle sbarre di Castrogno, a portare cultura e speranza per un futuro diverso. Mi ha impressionato per la fame, la voglia che aveva di ripartire, ha fatto un esame brillantissimo, io impressionato da questa sua tenacia, da questa sua volontà, gli ho detto ma vengo ad aiutarti, perché poi con me doveva fare un esame di chimica organica ancora più impegnativo, lui ha detto magari, e così ho iniziato a frequentare il carcere tutte le settimane, i mercoledì dall'1 alle 3, mi permetta di usare un termine brutto, l'ignoranza, il delinquente vuole possedere con la forza, invece lo studio che apre al significato della realtà fa amare la realtà, fa amare e quindi apre una possibilità diversa. Non è facile arrivare ai massimi gradi di istruzione scolastica in un ambiente penitenziario in cui il soggetto soffre già per la limitazione della sua libertà personale. Rappresenta sicuramente un punto di partenza positivo per il suo futuro, perché un detenuto che laureandosi in carcere acquisisce le competenze di cultura non sono altro che l'elevazione della sua libertà di coscienza e di dignità umana. È chiaro che ha più chance per potersi allontanare dall'arte criminale, se vogliamo delinquenziale, e riavvicinarsi al tessuto sociale dal quale si era autoescluso quando ha compiuto il reato, magari occupando un ruolo di rilievo nella società civile. Parliamo di trasporto urbano a Chieti. Ieri una mobilitazione molto partecipata dai sindacati al fianco dei dipendenti della Panoramica, l'azienda di trasporto urbano di Chieti. Oggi l'assessore al ramo rassicura i dipendenti dell'azienda che da un anno hanno visto decurtato lo stipendio. Selenia Secondi.
Assessore, in attesa del pronunciamento del Consiglio regionale che dovrebbe arrivare oggi, la situazione attualmente qual è per quanto riguarda la mobilitazione dei dipendenti della panoramica? Sì, ieri c'è stata questa manifestazione di tutte le sigle sindacali per il trasporto pubblico locale. Noi come amministrazione comunale abbiamo fatto un lavoro di squadra insieme alla Regione, insieme ai sindacati, appunto per cercare di trovare una soluzione. L'obiettivo delle risorse per un contributo straordinario da parte della Regione si sta avviando con un buon risultato, che è stato grazie a tutto il consigliere regionale, ma soprattutto grazie all'azione del sindaco Ferrara, che ha voluto fortemente questa lobby con i sindacati, tutti i politici della provincia di Chieti, consiglieri regionali, e soprattutto anche grazie all'attività della panoramica stessa. Il lavoro che noi abbiamo fatto in questi mesi per quanto riguarda il trasporto pubblico, c'è stato un taglio dovuto alla rimodulazione dei servizi e quindi c'è stato un disservizio evidente all'interno della città per quanto riguarda il trasporto pubblico, soprattutto per quanto riguarda le corse per le scuole. Noi faremo di tutto, grazie a questo contributo, di risolvere le criticità che ci sono in città per il trasporto pubblico, ma soprattutto garantire ai lavoratori quella parte contrattuale che è stata di fatto eliminata da un anno e mezzo, e quindi con questo contributo noi ci attiveremo insieme ai sindacati e insieme alla panoramica appunto per risolvere questa questione. L'amministrazione comunale di Scafa ha lanciato un'interessante iniziativa per favorire il commercio nel piccolo centro della Val Pescara, creata una shopper bag e anche un logo. Vediamo. Presentate questa interessante iniziativa che riguarda il commercio a Scafa, come favorire il commercio nel cuore e nel centro del paese. Vogliamo lanciare un messaggio che è: vieni a Scafa, c'è tutto per te. Perché nel nostro territorio abbiamo la presenza di circa 170 attività commerciali e artigianali che coprono tutti i servizi del commercio, quindi dalla ristorazione alla cura della persona, alla distribuzione alimentare, alla gastronomia, all'artigianato, all'abbigliamento. Cioè noi abbiamo un territorio che è al centro della Val Pescara e che negli anni ha cambiato vocazione, quindi non più una vocazione industriale per i cambiamenti che ci sono in atto in tutto il mondo, in tutto il sistema, quindi non più una vocazione industriale, ma una vocazione di turismo e di commercio, e quindi puntando alle aree verdi, ai servizi per tutti i cittadini e per tutti gli utenti che da sempre vengono a Scafa e vedono il nostro paese come un punto di riferimento dal punto di vista del commercio e dei servizi. Avete creato questo bel logo su questa shopper e tra l'altro c'è anche un video. Sì, un video promozionale, diciamo, che valorizza le nostre attività a Scafa e dà importanza al nostro paese. Il logo appunto è stato creato da un grafico dove ha raffigurato, diciamo, i colori del nostro Lavino, la montagna della Maiella Gran Sasso, la F sta a specificare il mulino Farnese del 600 e le cabine della Sama. Il video promozionale è strutturato in questo modo: noi partiamo direttamente dal nostro bigliettino da visita che è il Parco Lavino, per poi addentrarci nel centro urbano. Firmata oggi la convenzione tra l'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara e la LILT, la Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, per la realizzazione del progetto Dieta Sostenibile e Alimentazione Equilibrata. Professor Lombardo, questa interessante iniziativa, questo progetto che avete oggi presentato con l'alberghiero va nella direzione di un'alimentazione sana, si parla di dieta, mai come oggi importante anche nel periodo natalizio. Sicuramente sì, noi pensiamo di portare avanti questo discorso proprio in questo periodo come regalo di Natale alla popolazione, la prevenzione oncologica nelle scuole, che è un progetto oltre che dieta sia per quanto riguarda la prevenzione primaria ma anche per la terziaria, per i pazienti che si sono già ammalati di tumore, è soprattutto un progetto a largo raggio che coinvolge anche dei progetti nazionali che sono numerosi, in particolare ne sono due, che sono diretti a tutte le scuole.
a cominciare dalle scuole dell'infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori. E questi progetti sono guadagnare salute con la LILT, e poi c'è il progetto dei 50 sfumature di prevenzione, e poi c'è il progetto molto molto importante che stiamo realizzando già da un paio di anni, guadagnare salute con la LILT. L'educazione alimentare costituisce il grande obiettivo del nostro sistema formativo, in particolare del nostro istituto alberghiero. Ma educazione alimentare noi non la intendiamo soltanto come educazione nutrizionale, come un fatto puramente scientifico, ma la intendiamo come educazione valoriale, quindi educare ad un'alimentazione che sia equilibrata, sana, sostenibile, ma più in generale educare ad uno stile di vita che sia corretto e che quindi possa prevenire delle patologie. E allora si chiama cultura della prevenzione, e allora il nostro obiettivo è proprio quello di promuovere, attraverso un'educazione ad un corretto stile di vita, una qualità migliore della vita e quindi il benessere per i nostri ragazzi. Ieri pomeriggio all'Aurum di Pescara è stata presentata a 50 anni dalla prima pubblicazione la nuova edizione di Risate e Sospiri, la raccolta di poesie in dialetto abruzzese di Lamberto De Carolis. Presentata all'Aurum di Pescara la ristampa di Risate e Sospiri, un'edizione nuovissima curata da Tabula Fati, con un lavoro straordinario di recupero che vede la pubblicazione di tante poesie inedite trovate nel fondo del famoso poeta abruzzese Lamberto De Carolis. Una bellissima iniziativa, la riedizione del libro di mio nonno, un libro di poesie in dialetto che racconta tanti personaggi e tante situazioni della nostra regione. È chiaro che per me, appunto, sono fiero di questo libro del nonno, ma è un libro che è consigliabile a tutti perché davvero incontra il gusto di chiunque. È un libro che racconta la nostra regione bene, l'animo della nostra regione, i personaggi della nostra regione proprio nella loro essenza, e quindi è un libro davvero da avere, un bel regalo di Natale, ecco. Lamberto De Carolis è una delle voci più importanti, fra i 10 autori più importanti della poesia dialettale abruzzese, quindi la ripubblicazione di quest'opera era assolutamente necessaria, perché non è solo una mera riedizione, ma qui ci sono anche dei contributi inediti e nuovi, quindi è un libro nuovo, un libro importante che fa parte della storia della letteratura dialettale abruzzese. Dobbiamo anche ringraziare il compianto Vito Maretti che ha curato questa nuova edizione e che sicuramente sarà una pietra importante, perché i giovani hanno bisogno di conoscere la storia della nostra letteratura regionale. Io mi sono portato la tradizione dell'Abruzzo nei racconti di mio nonno, i personaggi dell'Abruzzo, ma come mio nonno, che era un avanguardista, una persona che guardava sempre oltre, non ho dimenticato da dove sono partito, ma non ho neanche scordato dove volevo arrivare, che è un po' quello che è stato anche mio nonno, cioè partire dall'Abruzzo per esportare l'Abruzzo nel mondo, i tanti bei valori della nostra regione. Negli studi universitari, ma anche in tante altre manifestazioni, si è finalmente riconosciuta la lingua invernacola, una lingua vera e importante al pari di quella d'italiano, perché la lingua dialettale non è una degenerazione della lingua italiana, ma precede la lingua italiana, quindi passando direttamente dal latino, poi attraverso le varie invasioni si è strutturato in una lingua locale. E ora alla pagina dello sport con il calcio di Serie C. Nel corso della trasmissione replay di ieri sera è intervenuto l'avvocato pescarese Marco Mattioli, che ha parlato dell'incontro avvenuto un paio di settimane fa col presidente del Pescara Sebastiani, al quale ha manifestato l'interesse nell'acquisizione del club da parte di imprenditori italiani e non abruzzesi. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Sul campo il Pescara dà segnali di risveglio dopo le vittorie con Grosseto e Pistoiese. Fuori dal campo resta la situazione di particolare fermento dopo le ultime vicende, dallo sfogo post-lucchese del presidente Sebastiani, che si è detto anche disposto a vendere le quote, alle sentenze del Tribunale sulla nullità dei bilanci del 2015 e del 2017. E sul tavolo del massimo dirigente biancazzurro, che ha più volte ribadito di essere alla ricerca di un acquirente serio, è arrivata una prima manifestazione di interesse
da un gruppo di imprenditori italiani che hanno già fatto calcio in Italia ad alti livelli e che nel calcio vogliono rientrare. Pescara è una piazza da questo punto di vista appetibile. Portavoce di questi imprenditori è il manager sportivo pescarese Marco Mattioli, già responsabile delle relazioni internazionali del Chievo e brand international manager della Feralpi Salò, intervenuto ieri sera a Replay. All'esito della dichiarazione del presidente dopo la partita in casa, non mi ricordo, quella Lucchese, sì, esattamente, che lui aveva un po' esternato questa volontà di cedere la squadra, insomma, sono stato un po' contattato da alcuni amici che ormai, insomma, frequentando il mondo del calcio da oltre 20 anni conosco e mi hanno solleticato l'idea di verificare questa volontà del presidente effettivamente di cedere la proprietà. E l'ho incontrato, perché poi le cose mi piace vedermele di persona, l'ho incontrato, lui in maniera molto coerente mi ha ribadito questa volontà di cessione. Poi ecco, la circostanza si è fermata lì, perché poi chiaramente ogni cosa deve avere il suo decorso, e quindi è chiaro che il mio ruolo in questo momento qui è stato solo quello di verificare effettivamente Che gruppo rappresenti? Ma in questo momento non parliamo ancora di rappresentanza, diciamo che sono in contatto con delle persone chiaramente non locali, ma parliamo di uomini di calcio da parecchi anni, che comunque sono fuori dalla nostra regione e che comunque sono interessate all'acquisto di società, operano in questo ambiente e stanno attualmente anche trattando l'acquisizione di altri compagini, quindi sicuramente l'interesse sicuramente c'è. Poi è chiaro che la realtà di Pescara è una realtà particolare, perché parliamo anche della società che comunque è un po' un unicum, perché è molto strutturata a livello patrimoniale, ha delle proprietà immobiliari importanti, quindi bisogna avere anche un acquirente, un potenziale acquirente che sia nella condizione di poter fare un investimento non consueto, perché chi va di solito attualmente il mercato, chi va ad acquistare una società di calcio, poi le infrastrutture e quant'altro se le costruisce da solo, quindi ecco, ci sono delle peculiarità che debbono essere affrontate. Ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio per il Teramo in vista della trasferta sulla carta proibitiva di Reggio Emilia contro una reggiana imbattuta che con la vittoria di ieri a Chiavari ha mantenuto la vetta della classifica in coabitazione col Modena. Dopo la debacle con l'Ancona Materica ha parlato il DS Sandro Federico, che ha invitato i calciatori a fare di più e ha confermato anche che la società è pronta a intervenire sul mercato. Ascoltiamolo. Ovviamente bisogna invertire la rotta, perché questo ci preoccupa. Ovviamente non era una vittoria che di Pontedera che ci poteva far cambiare idea, ma al di là di un organico giovane dobbiamo adesso far qualcosa di diverso. Mancano due partite da qui alla fine. Manca una alla fine del girone d'andata e poi c'è prima di Natale anche con l'Entella. Dobbiamo recuperare le energie. Questa squadra ha dimostrato anche di avere comunque delle qualità importanti. Ovviamente bisogna fare qualcosa di diverso in determinate partite, perché quando c'è l'evento positivo, come diceva anche il mister, riusciamo ad esaltarci, ma in ogni partita ci può essere anche un evento negativo ed è lì che bisogna avere equilibrio, bisogna avere la capacità di pazientare, aspettare quel momento, anche 10 minuti, un quarto d'ora, poi rientrare in partita. Non è possibile, non è, al di là del nostro obiettivo, no? Ci aspettiamo qualcosa di diverso, ovviamente, ma perché lo hanno dimostrato in tante situazioni. Quindi io mi auguro che si cancelli subito questa sconfitta, come è stato fatto anche in altre situazioni, e si va a Reggio con l'obiettivo di portare a casa il risultato pieno. Sappiamo dove intervenire, quindi al di là sappiamo che è un organico costruito anche con tanti giovani. Quando si interviene a gennaio si interviene ovviamente un po' in tutti i reparti, o comunque l'obiettivo, abbiamo già fatto un intervento con Perucchini e con Pinto, perché sapevamo anche di qualche lacuna, ma anche per i tanti infortuni. E adesso stiamo recuperando anche tanti calciatori e anche nelle prossime due partite vorremmo vedere qualcosa di importante.
anche una buona prestazione di un ragazzo nelle prossime due partite può anche farci cambiare idea. Quindi siamo qui pur consapevoli dei limiti della squadra, ma ti aspettiamo comunque qualcosa di importante. Il volley, nuova sconfitta per la Secortona che resta in fondo alla classifica e che si gioca le speranze di rimonta nel prossimo match col Mondovì. L'Abba Pineto vince in trasferta e guadagna la vetta solitaria. In caso di successo nel recupero di Torino ci sarebbe un primo tentativo di fuga. Sergio Zappalorto. La Seco cade ancora e di brutto, il pesante 0-3 in Toscana e soprattutto il contestuale progresso delle pericolanti che fan punti relegano l'Impavida in una zona da dove uscire è estremamente problematico. Esordio di Ferrato in regia, conferma per il solito Sant'Angelo, ma domenica prossima contro la penultima il Mondovì sarà l'estremo appello. Trionfale di nuovo l'Abba Pineto che in 69 minuti chiude la pratica Bologna. Percentuali alte, 15 punti per Link, splendidi 6 muri punto di Persoglia, interno del Grottazzolina, il primo posto riconquistato, 9 vittorie da 3 punti in 10 gare, un match da recuperare, vincere assolutamente domani a Torino per allungare a più 4. Pausa nella due femminile, in B maschile perdono di nuovo l'Alba Adriatica a Loreto, ma quanta sfortuna al tiebreak e il Paglieta pur lottando strenuamente ad Anguillara. Per le nostre due, momento alquanto delicato. In B1 femminile la solita Teatina parte benissimo, continua bene, poi crolla e non raccoglie punti nelle immagini. Ancora rimaneggiata la formazione di Piazzese e ora in grave ritardo di classifica. Infine in B2 il Teramo sbanca pure Trani, ottavo Excula su 8, capolista solitaria, applauso speciale alla guida tecnica Marcella Corzo, punto. Colpo prezioso a suon di 7, vantaggi di una Cetas Montesilvano in evidente forma nell'ultimo mese, exploit a Bisceglie mentre cadono le due pescaresi, altra battuta dal resto del Gada Pescara e della Dannunziana, entrambe in trasferta, urge invertire la rotta. Era l'ultima notizia, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pro Teramo di Jacopo Forcella. L'informazione invece tornerà come sempre alle ore 23 per l'edizione della notte. Grazie e buona serata.